Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, buongiorno, benvenuto anche a Yoram Gutgeld, che è l'esperto, il consigliere, l'autore della Spending Review, oltre ad essere un deputato del Partito Democratico e appunto il consigliere economico a Palazzo Chigi di Matteo Renzi. Benvenuta anche a Veronica De Romanis, buongiorno. Economista, buongiorno. E poi Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera, e giornalista economico esperto, vice direttore anche. E poi c'è Angela Mauro di Huffington Post, buongiorno, fra poco ci collegheremo anche con Milano dove ci sarà Alessandro Plateroti del Sole 24 Ore, ma avete capito di che cosa parleremo oggi, e cioè nelle sue pieghe ancora della legge di stabilità, in particolare alla luce delle dichiarazioni recentissime ieri sera 8:30 del Presidente del Consiglio, che ha detto sì, lo slogan berlusconiano, il grande classico, meno tasse per tutti, era una buona cosa se viene fatta, e lui ha detto che sarà così, che confermando questo, diciamo, asse portante della legge di stabilità. Però c'è un però che invece diciamo così, il cuore della nostra conversazione con Yoram Gutgeld. Noi abbiamo sentito per tutta l'estate, anzi forse un anno, che a tutte le domande sulle coperture per questi tagli di tasse, in particolare quando sono spuntati i tagli sulle tasse sulla casa, la risposta standard era: c'è la spending review, i tagli di spesa arrivano, 10 miliardi servirà per evitare che scattino le clausole di salvaguardia, e poi appunto come si finanzia questo? Tagli anche sugli imprevisti, ma ci sarà la spending review. Ora però la spending review è proprio l'elemento sul banco degli imputati, perché è molto meno di quanto ci si aspettava. E allora c'è una maledizione, Yoram Gutgeld, che viene a chi è incaricato, che pesa su chi è incaricato di tagliare? No, non c'è nessuna maledizione. Prima di tutto buongiorno a tutti. La riduzione della spesa è un processo pluriennale, non si fa in un momento all'anno. La legge di stabilità, devo dire, è un momento dove si mettono assieme i numeri per le pianificazione per i prossimi anni, però il processo di riduzione di spesa è un processo continuo che è iniziato, per quanto riguarda questo governo, già l'anno scorso e andrà avanti fino al 2018. Quindi do qualche numero, così mettiamo la cosa in prospettiva. Negli ultimi due anni, cioè la legge di stabilità dell'anno scorso e quest'anno, messa assieme, abbiamo fatto una manovra di spesa di 20 miliardi. Di 20 miliardi, che riguarda tutta la pubblica amministrazione, tutti i comparti, soprattutto i ministeri, ma ovviamente anche gli altri comparti della pubblica amministrazione. Do così un numero perché così capiamo di cosa stiamo parlando. Se guardiamo di nuovo l'orizzonte temporale, partendo dal 2013, prima che questo governo fosse entrato in carica, la spesa corrente, togliendo gli interessi, perché poi ovviamente c'era anche un calo degli interessi che ha aggiunto a questa riduzione di spesa, ma senza gli interessi sul debito, nel 2013 la spesa corrente è stata di 43,2% del PIL. 43,2% del PIL. Cerco di dare pochi numeri, però sono importanti. Sì, perché sennò non capiamo. Andiamo su quelli lì. Nel 2017, quindi, con il percorso di riduzione di spesa che stiamo facendo, la spesa corrente come percentuale del PIL sarà di poco più di 40%, quindi abbiamo una riduzione del rapporto tra spesa corrente e PIL di 3 punti, quasi 3 punti di PIL. Quindi un processo molto molto importante di riduzione di spesa che ci ha consentito di fare, da un lato, una riduzione di tasse senza precedenti. Se sommiamo queste due leggi di stabilità parliamo di una riduzione di tasse di 34 miliardi e allo stesso tempo ridurre il deficit che era 3% nel 2014 andrà a 2,2, che è uno dei più bassi numeri negli ultimi 20 anni. Quindi lei sta dicendo, per non perderci nel labirinto di numeri tutti diversi, poi dopo arriviamo anche a quello che le contestano, per esempio oggi due economisti come Alesina e Giavazzi, che contestano il governo, anche sul numero, sull'importo complessivo della riduzione delle tasse. Però, per capirci, lei sta dicendo, non è vero che
abbiamo tagliato soltanto i 5 miliardi che ha detto Renzi in conferenza stampa. In realtà la spesa è stata ridotta di più. Quello che sto dicendo, noi stiamo facendo un percorso di riduzione di spesa importantissimo, senza precedenti. Sicuramente gli ultimi anni, ma credo che anche se andiamo molto in là nel tempo, non troviamo uno sforzo di questo tipo. Poi, se vogliamo discutere perché abbiamo fatto di 6 miliardi e non di 10, lo possiamo discutere. Però si sta confermando che sono 5 e non 10. Quello che viene come spending review nei documenti che sono stati sono di 5,8-6 miliardi. Poi in realtà ci sono altri elementi che contribuiscono alla manovra, che hanno effetto di spesa, però che non sono risultato di sforzi specifici di riduzione di spesa, ma sono parte di iniziative già prese. C'è un tema di pareggio bilancio dei comuni, eccetera. C'è un eccetera, tema eccetera. Politico anche di aver frenato, perché tutto sommato tagliare di più significava scontentare. No, non c'è nessuno. Ecco, questa è una domanda importante e la risposta è assolutamente no. Non si è frenato nulla. Vorrei ricordare qualcosa e poi spiegare il perché. L'ha detto Padoan, però, è che la politica non allora, mi sembra... Se... Cerco di spiegare perché abbiamo fatto 6 e non 10. Quando il Presidente del Consiglio ha annunciato il programma di riduzione di tasse a luglio, prima dell'estate, ha parlato di una riduzione delle tasse sulla casa nel 2016, poi l'IRES nel 2017 e poi l'IRPEF nel 2018. Quando noi ci siamo dati l'obiettivo di 10 miliardi, questo è prima dell'estate, in realtà non avevamo in mano tutti gli elementi dell'andamento della finanza pubblica. Poi ci siamo trovati, tra virgolette, dopo l'estate con due elementi importanti. Il primo è che la crescita è più alta di quanto non fosse previsto, sia per quest'anno sia per l'anno prossimo, e questo genera risorse. E l'altro elemento è l'elemento della lotta all'evasione. Noi abbiamo fatto già l'anno scorso, nella legge di stabilità, abbiamo messo una serie di misure che servono a fare un recupero automatico di evasione. Non sono accertamenti, non sono interventi intrusivi, ma sono meccanismi che prevengono l'evasione in partenza. Lo split payment, il reverse charge, adesso non voglio entrare nei tecnicismi. Sì, alcuni di questi, la reverse charge per esempio è stata bocciata dalla Commissione Europea grande distribuzione. Sì, però le altre due cose che dovevano... E sono 728 milioni da trovare. Abbiamo già trovato, quindi questo non è il problema. Queste misure dovevano portare poco più di 2 miliardi e in realtà stanno portando oltre il 3, forse si arriverà a 4 miliardi. Quindi abbiamo da un lato proventi di... chiamiamola recupero evasione, più alti del previsto, una crescita più alta del prevista. Questo ha generato risorse in più non solo per mantenere la promessa della riduzione delle tasse sulla casa, ma di fare altre cose. Non vi ricordo, chiaro. Noi abbiamo fatto già quest'anno molto di più di quanto promesso. C'è il superammortamenti per le aziende che investono, la lotta sulla povertà, eccetera, eccetera. Allora, questo è chiaro, vediamo poi dopo, però volevo sentire da Veronica De Romanis se effettivamente, insomma, quali problemi pone, perché c'è stata anche tanta attenzione sulla questione di una spending review, appunto, che adesso poi Gutgel ci ha spiegato qual è la ratio. Però noi abbiamo anche sentito, il ministro Padoan dire, insomma, sono state scelte della politica. Sì, volevo fare tre punti su quello che ha detto l'onorevole Gutgel. Intanto sulla diminuzione delle spese, quando lei parla che c'è stata una grande riduzione che si passerà dal 43,1 fino al 47 nel 2000, fino al 40 nel 2017. Allora, queste sono previsioni, non sono dati a consuntivo. E perché voi evidenziate questa dinamica? Intanto perché non ci sono, appunto, lei dà dei dati, non considera che avete alzato le previsioni. Nel 2015 è stata alzata a 0,9, nel 2016 è alzata a 1,6. Il Fondo Monetario
è intorno all'1,3. Ora, questo lo dico perché è chiaro che se si aumenta il PIL si riduce il denominatore, quindi tutte le variabili, mi faccia finire, tutte le variabili di finanza pubblica scendono. Nel passato il governo ha già fatto degli errori molto grandi. Nel 2014, nel DEF del 2014, era stato previsto una crescita di 0,8, la crescita effettiva è stata meno 0,4, quindi da un incremento si è passata a una contrazione. Quindi noi stiamo parlando di previsioni, non di dati effettivi. Quando si dice si riduce il debito, lo pensa il governo, ma se andiamo a guardare le previsioni del Fondo Monetario, anzi se in questo modello macro del governo ci mettiamo dentro le previsioni di inflazione del Fondo Monetario, che è ben inferiore a quella del governo, che è 0,7 invece che 1%, se ci mettiamo il PIL reale del Fondo Monetario, che è 1,3 invece di 1,6, vediamo che il disavanzo per il 2016 è praticamente in linea con quello del 2015, quindi non c'è nessuna riduzione del disavanzo. Questo è il mio primo punto, quindi è chiaro che qui bisogna metterci d'accordo sulle previsioni. Non ci dimentichiamo poi l'effetto della manovra di Draghi, che ha un grande effetto sui tassi di interesse, e questo non è un effetto che durerà in eterno, noi lo sappiamo. Quindi noi stiamo facendo, in questo momento, dove lei, onorevole, ci dice che stiamo andando meglio, il buonsenso ci suggerirebbe, ma non solo, anche le regole europee, che quando si va meglio si taglia un po' di più, perché sennò si rischia di fare il taglio quando si va peggio. E noi fra un anno, due anni, rischiamo, uno, che il QE, cioè la famosa allentamento quantitativo di Draghi, venga meno, e due, che la Cina, già l'abbiamo visto, ha fatto 6,9 il terzo trimestre, i paesi emergenti, ci sarà una contrazione. Voi stessi nella nota di aggiornamento del DEF avete ridotto di un punto percentuale la stima del commercio mondiale. Quindi a me sembra fare una politica espansiva, rimandare le clausole di salvaguardia in un momento in cui si rischia che fra 2 o 3 anni si dovrà fare un intervento di aggiustamento, forse non è quello che dovrebbe essere fatto per la crescita. L'ultimo punto, velocissimo, quando lei parla di strumento pluriennale della spending review, io sono d'accordissimo con lei, i paesi che ci sono riusciti, tipo la Gran Bretagna, il Canada e anche lo stesso Portogallo, ma la stessa Spagna lo sta facendo, hanno fatto una programmazione pluriennale, è così che si fa la spending review. Però se continuiamo invece a prendere le clausole di salvaguardia e le spostiamo di anno in anno e poi vengono eliminate appunto ogni volta con disavanzo, questo non è esattamente una programmazione pluriennale. Questo significa semplicemente spostare il problema, rischiando, come dicevo prima, poi di dover aumentare le tasse quando c'è un rallentamento della crescita. Allora, un momento, sì, naturalmente faccio replicare su questo, però volevo sentire, tanto le ha messi, diciamo così, Veronica De Romanis, le sue critiche, le ha squadernate, le osservazioni, i punti, e ce li abbiamo, e sono punti importanti che poi svolgiamo uno per uno. Però volevo farvi sentire Renzi, prima ieri a 8:30, e poi anche sentire, diciamo, il lato politico e ancora economico. Sentiamo Renzi. Renzi sulle tasse, naturalmente. È una misura che vuole parlare agli italiani per dire: guardate, stiamo riducendo le tasse, davvero. Noi abbiamo iniziato non dall'IMU, noi abbiamo iniziato dai redditi più bassi. La prima misura che io ho fatto, che il mio governo, non io, che noi abbiamo fatto, sono i celeberrimi 80 euro. Poi abbiamo fatto abbiamo ridotto le tasse sull'impresa, per il lavoro, IRAP, costo del lavoro. Poi facciamo l'IMU e la TASI, il prossimo anno l'IRES e nel frattempo, già da quest'anno, IMU agricola e IRAP agricola. Cioè, posso dirla berlusconianamente così sì. Meno tasse per tutti. La differenza è che lui l'ha messo su un cartello, su uno slogan elettorale e se n'è andato. Cioè, poi se n'è dimenticato, è rimasto lì, non è che se n'è andato. Noi lo stiamo facendo. Allora, Federico Fubini, mi sembra che per riassumerla, la critica che viene fatta, tu hai anche intervistato l'ex presidente del Consiglio Mario Monti su questo, è che questa legge di stabilità sarebbe molto basata sul contingente, sul consenso, cioè molto più attenta alla politica che non. È così, tutto sommato, lo scambio di opinioni tra Gutgeld e anche la professoressa De Romanis ci dicono questo? Sicuramente c'è una grande differenza tra questa legge di stabilità e la legge di stabilità dell'anno scorso. Se c'è una differenza visibile, che la legge di stabilità dell'anno scorso si concentrava su alcuni obiettivi sui quali si poteva concordare o non concordare,
ma cercava di centrare quegli obiettivi. Questa legge di stabilità, al netto degli effetti di cui ha parlato Veronica De Romanis, cerca di andare con qualcosa un po' a tutti, col risultato che rischia di essere poco un po' a tutti e in fondo essere un po' una manovra nel complesso al margine sulla direzione dell'economia. Non mi sembra che ci sono delle cose che non sono male, per esempio i superammortamenti per gli investimenti, però trovo che alla fine faranno poca differenza, proprio perché questo tentativo di arrivare a tutti, immagino per il consenso, ma questa è una risposta che dovrebbe dare Renzi, non, sicuramente non io, alla fine forse ha più un impatto politico che è veramente un impatto sull'economia italiana. Se posso dire solo una cosa, la revisione delle previsioni rispetto al DEF mi sembra che sia più 0,2 di crescita quest'anno e più 0,2 di crescita l'anno prossimo, cioè su due anni più 0,4. 0,4% di PIL, visto l'impatto che ha sui conti, è circa 0,2% di deficit in meno su due anni, cioè 0,1% di deficit in meno su ciascuno dei due anni, cioè 1,6 miliardi. Federico, poi dopo ti faccio fare questa domanda, però siccome abbiamo introdotto questo tema politico, volevo sentire anche Angela, e soltanto perché veramente sentirli da casa, i numeri così nel dettaglio, okay, è un po' complicato per okay, i non tecnici. Ma invece è molto chiaro quello che hai detto, e volevo sentire Angela su questo, anche perché abbiamo assistito, ti chiamo anche come osservatrice politica, a un cambiamento di atteggiamento di Renzi proprio sulle tasse sulla casa rispetto all'obiezione che veniva dalla minoranza del PD, ma non soltanto da loro, tassare i castelli, che alla fine insomma era un taglio che avvantaggiava i più abbienti. Beh, io penso che questa scelta che Renzi definisce una precisazione, ma in realtà è una retromarcia, perché ville e castelli erano comprese nel monte di case che sono interessate all'esenzione dell'IMU e della TASI. Poi c'è stato un ripensamento che credo di aver capito dal PD che fosse programmato. È un'altra carta, credo che sia un'altra carta molto mediatica e simbolica che il Premier si gioca per rispondere alle critiche della minoranza del PD, perché funziona molto bene. Grandi ville e castelli, uno si immagina il riccone che avrebbe dovuto non pagare l'IMU, invece la pagherà. E in realtà credo che questa scelta di Renzi di fare retromarcia su questo tema fosse attesa dalla minoranza del PD, che infatti adesso dice luci e ombre, dice sì, va bene, però noi puntiamo alla progressività dell'imposta, cioè il punto che poniamo non erano solo grandi ville e castelli, ma gli attici in Piazza Navona, insomma tutte quelle case di ricchi che sono appunto proprietà di ricchi e sono prime abitazioni. Penso che appunto, come è nello stile di Renzi, questo è un altro messaggio, cioè lui sceglie di sempre di comunicare in maniera tale da farsi capire da tutti, in maniera molto simbolica, molto sintetica anche, basti pensare come ha risposto ieri a Lily Gruber sulla spending review, usando l'esempio di una proposta insomma che gli avevano fatto. Infatti volevo girare la domanda all'onorevole Gutfeld, se è vero che gli avete proposto anche di spegnere prima i lampioni delle città, dell'illuminazione pubblica, per risparmiare credo 80 milioni, e lui ha detto no. Poi ho una serie quella di altre domande, era la proposta di Cottarelli dei lampioni. Allora purtroppo dobbiamo... Lei no, quindi no, non è d'accordo sui lampioni. Allora ci fermiamo per la pubblicità e poi naturalmente la parola a Gutfeld, perché mi pare ci siano molte sollecitazioni. A fra poco. Allora, Joran Gutfeld, mi pare che forse tutto si può riassumere anche con le parole di Mario Monti nell'intervista a Corriere della Sera, fatta da Federico Fubini, peraltro. Oggi l'obiettivo prioritario del governo è consolidare il consenso, il rientro dal debito invece può aspettare. Le decisioni difficili sulle coperture sono rimandate al futuro, è facile prevedere che gli obiettivi di disavanzo e di rientro dal debito saranno mancati, a meno di non essere di nuovo costretti a rispettarli dall'emergenza finanziaria. Questa è un po' una fosca, così, ipotesi.
Allora, andiamo in ordine. Andiamo in ordine, partiamo dal debito. Sì. È vero che era anche, lo richiamavano prima che i nostri colleghi, che era anche una raccomandazione della BCE, che insomma il rientro dal debito... Noi abbiamo previsto quest'anno inizialmente una crescita dello 0,7 e poi in realtà l'abbiamo rivista in rialzo, quindi abbiamo fatto una previsione molto prudente. L'unica previsione che ha fatto questo governo, che è di quest'anno, perché quella dell'anno scorso l'ha fatto dal governo precedente, è stata in realtà rivista al rialzo e quindi noi siamo convinti che la previsione di riduzione di debito per l'anno prossimo sarà mantenuta. Senza Però è una problema. Previsione, quindi l'aspetto di scommessa è sul... Beh, è chiaro, il futuro purtroppo bisogna prevedere. Però voglio tornare ai fatti... Infatti, di base, noi abbiamo fatto in 2 anni una riduzione di tasse di 34 miliardi. So che è difficile dare tanti numeri, però bisogna allora, invece, che le elenchiamo. Benissimo, se dice questo numero, facciamo, visto che lì ha il quadernino, Gutgeld, quali voci, quali sono? Allora, in due anni, gli 80 euro sono 10 miliardi. Abbiamo la riduzione dell'IRAP sul costo del lavoro, sono 5 miliardi e 6. La decontribuzione che abbiamo fatto sui neoassunti a tempo indeterminato, che l'anno scorso è stata fatta in un certo livello e quest'anno è mantenuta a livello un po' più basso, porta a 6 miliardi e mezzo. L'intervento sulla contrattazione aziendale 0,6, l'intervento su IRES è quasi 4, il superammortamento è quasi 1 miliardo, l'eliminazione dell'IMU su involonato è 0,5 miliardi, l'intervento che abbiamo fatto sulle partite IVE, sugli autonomi, l'anno scorso non di gran successo e quest'anno è stato fortemente integrato, adesso è un intervento molto molto robusto di riduzione di tasse per le partite IVE, per gli autonomi che hanno sofferto in questi anni, vale 2 miliardi, l'intervento sull'agricoltura vale 600 milioni e più l'incentivo agli investimenti in ricerca e sviluppo che abbiamo messo l'anno scorso, che sono circa 300 milioni, messe assieme sono tutta riduzione di tasse che riguarda il mondo del lavoro, che riguarda il costo del lavoro, che riguarda gli investimenti, la produzione, è di circa 30 miliardi. Oltre a queste c'è la riduzione Quindi, insomma, tasse lei sta dicendo casa. Che hanno torto Alesina e Giavazzi, che dicono che le tasse che scendono in realtà sono la larga parte, 16,8 miliardi, proviene dalla cancellazione degli aumenti dell'IVA, che però erano le clausole di salvaguardia. Questo è falso? Questo è riduzione di tasse vere. Oltre queste abbiamo quindi anche... Quindi queste sono addirittura in più, certo, quindi è una cosa imponente. Quindi questa è una riduzione di tasse. Allora, però mi fa rispondere perché sono state dette delle cose che vanno precisate. Allora, prima di tutto noi stiamo facendo una riduzione di tasse senza precedenti, soprattutto sul lavoro, sulla produzione, per stimolare gli investimenti. Ho letto l'elenco. Seconda cosa, i dati dicono che noi stiamo riducendo la spesa. Riprendo i dati di prima, 2013 la spesa corrente 43,2%, 2015, quindi non è una previsione, 42%, è scesa di più di un punto di PIL in 2 anni. Quindi lei dice è sufficiente. Quindi noi stiamo facendo una riduzione di spesa fortissima, che ci consente, assieme al recupero dell'evasione, di fare una riduzione di tasse fortissima, che sta portando alla ripresa dell'economia, perché quando si dice però l'economia riparte perché c'è il quantitative easing, perché c'è il prezzo del petrolio, faccio notare questo punto importante: noi negli ultimi 5 anni abbiamo fatto ogni anno 2 o 3 punti di PIL meno della Germania, ogni anno. I primi 2 trimestri di quest'anno stiamo crescendo con la stessa velocità della Germania. Allora, quindi la Germania che è stata esposta esattamente agli stessi fattori esterni. Quindi l'azione del governo, le riforme in generale e la riduzione delle tasse stanno portando a una ripresa economica relativamente veloce e rispetto agli altri paesi che stanno contraendo noi stiamo andando più forte. Questo è. Quindi noi riduciamo le tasse, finanziamo questa riduzione di tasse con riduzione di spesa e recupero dell'evasione, questa riduzione porta alla crescita economica.
Obiezioni di Veronica De Romani. Tre punti velocissimi. Senza numeri, promettete. Per quanto riguarda, facciamo una moratoria dei numeri. Sì, gli altri, paragone con gli altri paesi, è vero che noi quest'anno a livello trimestrale cresciamo come la Germania, ma se paragoniamo l'annualizzato, cioè in un anno, che è quello che ci dà un po' più un senso, perché sennò è troppo congiunturale, è un dato troppo di breve periodo, la Germania cresce il doppio di noi, l'area dell'euro cresce il doppio di noi, la Spagna cresce 4 volte più di noi. Quindi non possiamo dire che noi stiamo facendo meglio degli altri. Per quanto riguarda la riduzione delle tasse, sono finanziate da, sì, riduzione di spesa, ma da 2/3 da aumenti di disavanzi. Quindi non si può dire che c'è... Ma no, basta guardare la manovra. Noi abbiamo un disavanzo che in realtà... aumenta rispetto a quello che si sarebbe avuto se il governo non avesse fatto nulla. Questo è fondamentale, perché la politica economica va misurata. Quando lei dice che usate la flessibilità, vuol dire qualcosa. No, a parte, dico, su questo rispondo subito, perché sennò si dà l'impressione proprio sbagliato. Quando si dice ma lo fate con deficit. Il deficit in questi 2 anni, dove abbiamo fatto questa riduzione di spesa, è passato da 3%, passerà a 2,2%. Ma in base alla vostra previsione, di nuovo, in base a quel fondo monetario, no. Quest'anno è passato da 3 a 2,6. È passato da 3 a 2,6. Quest'anno siamo passati, questo dato di fatto, siamo passati da 3 a 2,6. Ma qui veniamo ancora consolidato il dato di quest'anno, ancora una previsione. Non sappiamo il dato del 2015. No, allora le dico così, le do una notizia. Io sono felice che lei possa vedere il futuro, ma in realtà lo sapremo a marzo dell'anno prossimo quale sarà il dato del 2015. Quindi è fra 6 mesi. Sulla spending review volevo porre due punti. Come ha accennato la professoressa De Romanis prima, ci sono paesi che l'hanno portata avanti e che ci sono riusciti, sì. Tipo il Canada, tipo la Gran Bretagna, sì. Ma sono tutti paesi, io sono andata a vedere, il Canada ha per esempio ridotto le unità di pubblico impiego, la forza lavoro del pubblico impiego del 19%, cioè 45.000 unità in meno. Cioè è un intervento, sì, plasmato negli anni, però credo che questo sia avvenuto negli anni 90. Le volevo chiedere, ed è arrivata ad una consistente diminuzione del debito sul PIL, volevo chiederle se in prospettiva, io capisco la sua, diciamo, spiegazione sul fatto che la spending review è un piano pluriennale che non si può ottenere tutto nel giro di un anno, però le volevo chiedere se in prospettiva toccare il pubblico impiego, è vero che Renzi l'ha sempre escluso o comunque non se ne sta parlando, se lei ritiene da tecnico che sia una questione che debba prima o poi essere toccata da un governo per ridurre la spesa. Poi le volevo porre un altro punto, ma non so se adesso facciamo rispondere, così facciamo delle risposte magari più domande sintetiche, sì. E risposte. Allora, prima di tutto, noi al netto adesso dell'investimento che abbiamo fatto sulla scuola, dove c'è stato proprio uno sforzo di inserimento importante di risorse, anche con un costo significativo, il numero di dipendenti pubblici, grazie al meccanismo di blocco di turnover che sono stati messi, è in calo. Credo che negli ultimi, non ho adesso il numero esatto, ma negli ultimi 3 o 4 anni è sceso di circa 200.000 unità, quindi c'è un calo significativo del numero di dipendenti pubblici e devo dire che noi abbiamo, rispetto a altri paesi europei, non più dipendenti pubblici, anzi meno dipendenti pubblici, quindi il problema del nostro pubblico impiego, che con questi meccanismi continua a scendere, non è tanto il numero, è il problema di prima di tutto riqualificarlo, per cui una cosa che facciamo in questa legge di stabilità è un blocco riduzione di un certo numero consistente di posizioni dirigenziali, poi in parallelo invece faremo inserimenti di giovani in alcuni ruoli importanti, quindi c'è un problema di rinnovare la qualità. E quindi la risposta è no tagli, senza riforma delle pensioni, però questo obiettivo, senza questo... la flessibilità proposta da Boeri, magari questo obiettivo non è facilmente raggiungibile o no? No, perché noi con il meccanismo, a parte il tema della pensione, poi la possiamo... Lasciamolo dopo, le pensioni c'era anche... La possiamo mettere separatamente, però noi... limitando il turnover, per esempio, tutte le posizioni amministrative, noi abbiamo una riduzione del turnover
ci permette di liberare spazio per fare questi inserimenti. Quindi le due cose si possono fare assolutamente assieme. Federico. Questo è un punto importante, no? C'è stata un po' una competizione fra economisti e commentatori a cercare di beccare il governo in castagna su questo o quel numero, però alla fine c'è una cosa fondamentale che mi sembra che venga fuori nella discussione sul personale della pubblica amministrazione. Questo governo fa una grandissima fatica a fare interventi strutturali dove non si tratta solo di cambiare una legge, ma di entrare nelle strutture dello Stato. Non so se perché manca di una struttura lui stesso, il governo, forte per fare questi cambiamenti. Parliamo dell'amministrazione. Dopo tanti anni di blocco del turnover, noi abbiamo l'amministrazione più vecchia nei paesi comparabili. Ho cercato di vedere i numeri, fino a 35 anni c'è solo l'8% del personale, e in Francia o in Germania o in Gran Bretagna un quarto del personale ha fino a 34 anni, mentre la maggioranza ha più di 50 anni. Cosa succede in questa manovra? E qui stiamo parlando dell'articolato di legge che è uscito in queste ore, che c'è un blocco del turnover ancora più stringente di quello del passato, per cui si potrà spendere in nuove assunzioni solo un quarto di quello che si risparmia con quelli che escono, che vuol dire che molti giovani che magari hanno passato il concorso o vorrebbero affrontare un concorso e entrare nella PA non potranno farlo perché il blocco è ancora più stringente. Allo stesso tempo, però qui non mi ritrovo con quello che diceva Gutgeld, questo blocco viene meno per i dirigenti. Per il personale, questo è l'articolato. Finisco un attimo. Allora, a me sembra che qui si va al cuore della vicenda, perché non metto in dubbio, e secondo me non è neanche possibile discutere la volontà politica o non la volontà politica, perché nella testa di Renzi io non ci sono, forse non c'è neanche Johann Gutgeld. Dunque gli do la buona fede, perché non posso provare il contrario. Sono convinto che lui voglia fare la spending review, tutte le riforme. Il problema è che non ci sono più tagli di spesa che si possono fare senza cambiare le strutture, e poiché non si riescono a cambiare le strutture, per esempio questo blocco del turnover al 25%, che è un congelamento ancora più radicale di quello che c'era prima, chiaramente in contrasto con una riforma della PA che vada verso più efficienza, perché se noi abbiamo, siccome tra poco mi iscriverò anch'io alle persone anziane, ma se noi abbiamo una maggioranza di persone anziane funzionerà peggio. Magari non sono persone che sanno usare facilmente un foglio Excel su un computer, avremmo bisogno di persone più creative, con più energia. E questo è il problema, cioè è arrivato il momento in cui bisogna cambiare le strutture, non bisogna solo cambiare i saldi, e qui trovo che il governo abbia dei problemi. Allora, intanto volevo dare una notizia, perché avete sentito dal telegiornale che c'era questa serie di arresti e provvedimenti giudiziari per un'inchiesta sull'ANAS, e c'era anche coinvolto un sottosegretario di cui non si sapeva il nome, adesso invece si sa perché lo scrive l'agenzia ANSA. Il sottosegretario coinvolto è Luigi Meduri, è stato ex sottosegretario alle infrastrutture per 2 anni, dal maggio 2006 al maggio 2008, e aveva ricoperto dal 99 al 2000 la carica di presidente della regione Calabria. Questa era una cosa da dire, e mi porta, aprendo una parentesi, poi ci torniamo su questo tema della pubblica amministrazione, a una questione, diciamo, che è l'altro elemento di critica forte di corruzione, che è la questione del contante. Allora, ieri abbiamo sentito come ha risposto Renzi, il giorno prima avevamo sentito, e lo riproponiamo, come aveva risposto il ministro Padoan, che su questo aveva cambiato idea. Possiamo far sentire Padoan? Padoan contante. Senta, io però, ecco, abbiamo preparato, diciamo, questi sono, è un facsimile, perché la RAI tutti questi soldi non li abbiamo, però sono 3.000 c'è euro, molto contante. Sono 3.000 euro in banconote da 100, ma qual è l'italiano che va in giro con un malloppo simile e entra nei negozi per comprare e andare fino a queste soglie di contante? Lei ne conosce? Io non ne conosco, francamente. Ma adesso, al di là delle conoscenze personali, faccio notare una cosa, che in un paese come l'Italia, nel quale, rispetto ad altri paesi, penso alla Francia, il pagamento con strumenti elettronici è molto meno sviluppato, anche perché costa tanto, c'è una facilità nella, così dice, come si dice, transazione economica, se lo si può fare con il contante. Il punto non è se io pago un negoziante col contante, il punto è se il negoziante mi dà lo scontrino, quello è il vero problema. Senta, ministro,
Allora, questa questione del contante, ieri Renzi ha detto sempre a 8:30 che è pronto a mettere la fiducia, questa cosa non la cambia. Rosi Bindi qui a Omnibus, presidente della commissione antimafia, ha detto che spingerà la commissione antimafia a prendere una posizione, diciamo, contro il governo addirittura su questa vicenda. Lei che ne pensa? È uno, lei ha cambiato idea? No, mi fa no, dopo la faccio rispondere a Fubini, però a volevo Fubini, affrontare però, so, sì, dopo lo facciamo, però cerchi tornare, anche ha detto anche cose dopo inesatte, quindi dobbiamo sì. un po' dopo mettiamo chiarire. Ordine su tutto, però seguiamo subito. Anche una scaletta che consenta a tutti. Va bene. La questione del contante è abbastanza semplice, almeno a mio avviso. Come avete visto anche la tabella, ci sono limiti di contante molto molto diversificati tra paesi, molti paesi, anzi la maggioranza, non ha anche un limite di contanti. Mi permetto di ricordare che noi, nonostante la limitazione sul contante, abbiamo una circolazione di banconote di 500 euro spaventosa, quindi in realtà il problema è che tutte queste limitazioni alla fine non riescono né a prevenire la circolazione del contante né a ridurre l'evasione. Come non sono riusciti a prevenire l'evasione i blitz che fece il governo Monti sui allora sur... nulla riesce a... No, allora, come si combatte l'evasione? L'evasione si combatte intervenendo sui meccanismi automatici. Quindi le misure che noi abbiamo messo nella legge di stabilità l'anno scorso, che stanno appunto portando diversi miliardi di gettito in più, questa è la strada da seguire. L'altra strada è quella dell'incrocio dei dati. Noi abbiamo già con la dichiarazione precompilata che abbiamo previsto per le persone fisiche, già abbiamo evidenziato delle anomalie, già questo permette di recuperare gettito. Oltre questo... Anche se c'è stato un gran pasticcio su questi precompilati, scriveva il quotidiano Libero l'altro giorno di una serie di errori abbastanza... Beh, ovviamente c'è sempre ovviamente questo meccanismo che sta partendo, quindi inevitabilmente ci sono gli errori che li stiamo mettendo a punto, ci sono alcune spese che non sono dentro, però questa è una strada che permette di recuperare. L'altra strada, sempre sull'incrocio dei dati, è quella della trasmissione telematica delle fatture. Noi abbiamo, come parte della riforma fiscale, previsto un percorso facoltativo che chiede alle imprese di trasmettere al fisco le fatture. Quando questo processo sarà completato, sarà possibile di fare un incrocio automatico di tutti questi dati, sarà possibile, come stiamo facendo adesso per le persone fisiche... Però le posso rovesciare la domanda, perché... Mi fa solo finire il ragionamento. Come stiamo facendo con la dichiarazione dei redditi precompilati, sarà possibile fare la dichiarazione IVA precompilata. Sì, però le posso fare una domanda sul contante. Come mai la rovescio, sono molto contente le categorie, diciamo, che più... poi diciamo così sono sotto i riflettori per i sospetti, per evasione, per la pratica dell'evasione. Sono contenti i commercianti, però molti segnalano che la limitazione del contante, soprattutto per quanto riguarda i turisti, ma non solo turisti, è una limitazione alla possibilità di acquisti. I turisti che vengano con i malloppi quando poi tutti gli dicono che ci sono i furti in Italia, insomma è un po' difficile. Ci sono in molti paesi invece sono brevissima e sintetica. No, come mai, visto che Padoa nell'intervista a Giannini ha concluso dicendo l'importante non è il contante, eccetera, l'importante è lo scontrino, come mai avete previsto una, diciamo, depenalizzazione delle multe se uno non fa lo scontrino, non fa la ricevuta? Addirittura ho letto che se ti trovano senza registratore di cassa e se paghi la multa entro 60 giorni paghi 200-300 euro rispetto a una multa di 4.000 e rotti euro. C'è una bella differenza. Ma il problema non è un aiuto all'evasione, problema... è un aiuto a chi non fa lo scontrino. No, ma il problema è molto semplice. Noi avevamo in teoria una penalizzazione di reati fiscali minori che in realtà si è tradotta in nulla, perché siccome ovviamente c'era una quantità così alta di casi, poi alla fine di fatto nessuno di questo poi è stato
portato vero a compimento, nessuno è andato in galera, ecco, quindi non serve anche questo. Quindi abbiamo semplificato il sistema, abbiamo reso invece più forte il sistema sanzionatorio in termini di multe e abbiamo ridotto gli aspetti penali. Questo è allora, molto più efficace. In Grecia, dopo la pubblicità, penso che chiedo scusa, ma ci metto un secondo. In Grecia, se non viene consegnato lo scontrino, il consumatore ha diritto a non pagare quello che compra. Esatto. Sarebbe una buona, sarebbe una cattiva idea. Si potrebbe imitare la Grecia, allora dice Gutgeld, volevo soltanto dire prima della pubblicità che in questo caso che Padoan ha detto poco fa che in queste ore il testo definitivo della legge di stabilità è da Mattarella che arriverà entro la mattinata in Parlamento. Insomma è un po' buffo che sia una notizia, però è una notizia che finalmente il testo arriva perché ancora non c'era. Dopo la pubblicità. Ha trovato un modo elegante per dire che avete litigato con Renzi e alla fine ha vinto lui per tagliare... Questa storia del litigio fra me e Renzi va avanti da quando faccio questo mestiere e mi sono stufato di smentirlo. Ci siamo, come al solito, scambiati opinioni. Intanto faccio notare che l'ammontare di spending in senso stretto a cui siamo arrivati con questa legge è praticamente quello che avevamo detto nel DEF, nel documento di economia e finanza di aprile. Rimangono 4 miliardi di agevolazioni fiscali che non sono state... considerate per una ragione molto semplice, che si tratta di fatto di aumenti di tasse laddove fossero effettivamente rimosse queste agevolazioni. La spending review è stata fino adesso vista essenzialmente nei termini dei grandi numeri, che naturalmente sono importanti, ma la spending review deve essere sempre più, e quest'anno anche se nella legge di stabilità si vede poco dietro i numeri, deve essere sempre più una scelta oculata, quasi chirurgica delle voci di spesa, quindi è un processo complesso. Allora, visto che appunto c'è qui il chirurgo è Yoram Gutgeld, però Gutgeld, c'è una cosa che voglio chiedere a proposito dei litigi, perché c'è in effetti una letteratura, ma è una letteratura di litigi, diciamo così, di qualche tensione o comunque dentro con il MEF, con il Ministero dell'Economia, tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, però deriva anche dal fatto che poi lo stesso Padoan ammette, l'aveva fatto nell'intervista al Sole 24 Ore, ammette ogni tanto una resa, diciamo così, alle logiche della politica. Però io volevo chiederle questo, c'è un po' di inquietudine in questa squadra di Renzi a Palazzo Chigi? Perché, voglio dire, c'è un certo turnover quantomeno, andrà via il consigliere Nannicini, poi è andato via Andrea Guerra perché è passato a un incarico diverso, poi c'è la dottoressa De Franceschi, forse potrebbe andare via la persona che lavora con lei, cioè il professor Perotti, perché lui invece era sostenitore proprio dei tagli, di quelle agevolazioni fiscali di cui parlava prima Padoan. Allora c'è questo elemento? No, ma adesso poi è normale che ci siano cambiamenti. Come mai vanno via, insomma? Beh, a parte il fatto che io mi auguro che Nannicini rimanga, Andrea Guerra era lì, si sapeva, per un periodo limitato. Perotti? Quindi... Perotti, devo dire, questo bisogna chiedere a lui, mi sembra opportuno che io commenti... Ma però lei lavora con Perotti, lei si augura che resti? Sì, io mi auguro assolutamente che resti, però insomma, il lavoro con il MEF è un lavoro ovviamente di concerto, come è ovvio tra il Ministero dell'Economia e la Presidenza del Consiglio, c'è sempre un dialogo... Ci possono essere dei punti di vista diversi, è normale che così sia, però è un lavoro molto molto positivo che sta portando risultati importanti. Diceva lo stesso Padoan, tra l'altro, così mi permette di riprendere il punto che si era detto prima, sulle agevolazioni fiscali. Visto che noi eravamo in posizione di mantenere non solo le promesse fatte a luglio per quest'anno, ma aggiungere il pacchetto sugli autonomi, di aggiungere il superammortamento, di fare il pacchetto sulla povertà, senza fare l'intervento sull'agevolazione fiscale, che di fatto significa spostare le tasse da una parte all'altra, che avrebbe anche dato l'impressione di non abbassare le tasse ma di fare il gioco delle tre carte, si è preferito per questo motivo
questa volta soprassedere e non affrontare in modo compiuto questo. Questa era la considerazione condivisa da tutti. Veronica De Romanis, e poi avevo una domanda anche per lei sull'Europa. Velocissimi. Per quanto riguarda Perotti e il suo lavoro, io penso che noi stiamo continuando a fare una spending review che viene data dai tecnici, cioè lei è il primo caso di un politico, perché lei siede in Parlamento. Ma è per questo che alla fine, secondo me, funzionano poco. Gli altri paesi danno la spending review in mano al ministro dell'economia. Cioè Osborne non solo ha fatto la spending review nel precedente mandato, ma ora è diventato anche una specie di vice premier. Proprio ha voluto Cameron dargli un ruolo maggiore proprio per continuare la famosa spending review. Ma questo, scusi, finisco, è evidente, perché è chiaro che poi è la politica che deve scegliere. Quindi io temo che tutti i tagliatori che sono stati tagliati, anche perché avevano una natura tecnica, forse bisognerebbe cambiare e poi a mio avviso anche inserire la spending review all'interno di una riforma della pubblica amministrazione, che è quello che diceva che anche il dottor Fabini. Io volevo chiedere una domanda di Angela. Una battuta. Prego. La tax expenditure è vero che è un incremento di tasse, cioè tagliare le agevolazioni. Tagliare le agevolazioni, che sappiamo che è più di 160 miliardi, 250 voci. Ma io la definirei anche un'eliminazione di benefici, cioè ci sono alcune categorie molto potenti, e vediamo che ogni anno difendono i loro privilegi, che hanno dei privilegi rispetto ad altri. È semplicemente una questione di come viene comunicata, e lì penso che di nuovo è una scelta politica. È chiaro che se le andiamo a togliere una categoria, quella categoria non sarà contenta, ma forse possiamo pensare a delle altre categorie. Questa liberazione di risorse avrebbe potuto, per esempio, permettere di aiutare la marea di giovani, cioè uno su due che cerca lavoro, che oggi è disoccupato. E quelli non hanno benefici. Angela Mauro. Viste tutte queste partenze dal gruppo che si occupa di spending review a Palazzo Chigi, sono previsti dei nuovi arrivi, magari politici, come suggeriva la professoressa De Romanis? Ma c'erano altre persone che non sono... Non può rimanere solo lei, con tutta la stima e rispetto, penso ci sia bisogno di una squadra che lavori. Ci sono tante altre persone già che lavorano, però adesso mi permette di rispondere su alcune cose. Ma se vanno via appunto Nannicini, Guerra, eccetera, saranno sostituiti? Spero assolutamente che rimanga, quindi questo di nuovo è una decisione che dovrà fare lui, ovviamente. Due risposte. Inghilterra. L'Inghilterra sta viaggiando con un deficit al 5%. Ma scusi, però l'Inghilterra non sta nell'euro ed è partito dal 9%. Questa è una cosa che viene spesso detta, ma l'Inghilterra ha ridotto di 4% il disavanzo. Che altro deve fare? Cresce il doppio del nostro. Ha tagliato 90 miliardi, ha mandato a casa 500 milioni. Allora, lo spending review dipendenti pubblici. Cioè, francamente, criticare la spending review dell'Inghilterra è un po' arduo. Lo spending review inglese, che io ho visto perché è venuto qua il responsabile a questo a questa attività, ha portato nei primi tre anni, questo l'ho visto l'anno scorso, ha portato in primi tre anni 15 miliardi di sterline rispetto al 20 che noi in due anni stiamo portando. No, veramente. Quindi, ne hanno fatti 90 miliardi in quattro anni, i prossimi due anni ne vuole fare 20. Riduzione forse di spesa, si confonde tra primo mandato e secondo mandato. Riduzione di spesa vera fatta attraverso processi di spending inglesi sono di queste entità. Volevo dire una cosa sugli aspetti strutturali invece, della riduzione della spesa. Sinteticamente abbiamo molte domande anche per gli altri ospiti, perché volevo chiedere anche delle cose sulla Germania a Veronica De Romanis, però prego. Allora, noi stiamo facendo interventi strutturali, faccio un esempio così spiego. Noi stiamo facendo la concentrazione delle centrali di acquisto. Sì, però questa è la cosa di cui lei ci ha parlato anche l'altra volta che è venuto qui, e che è il cuore, ma quindi l'abbiamo detto, è sui giornali, e che sta succedendo. Però il punto è che c'erano tante altre cose, cioè c'erano gli interventi sulle partecipate che erano molto attesi, questo taglio delle agevolazioni fiscali che non c'è stato. Allora, d'accordo, le centrali di acquisto è un capitolo ampio, importante, lei ce l'ha detto l'altra volta, le ferrovie e trasporti doveva essere, ecco, c'era una domanda tra l'altro. Su questo volevo chiederle, si parlava giustamente di mezzo miliardo, se non sbaglio, di tagli alle ferrovie. Mi chiedevo se il tema è stato trattato con Del Rio, che ultimamente si è espresso anche in maniera abbastanza critica con il governo per l'avvicinamento pericoloso di Verdini alla maggioranza, poi ha un po' ritrattato, insomma, però sappiamo che nella sua area ci sono dei malumori su diverse questioni. Ecco, questo mezzo miliardo di tagli alle ferrovie è stato preso in considerazione, se ne è discusso con Del Rio? Noi stiamo facendo interventi di efficientamento anche sugli investimenti, sulle grandi opere. Nello stesso tempo, ovviamente, c'è l'obiettivo di rilanciare gli investimenti in infrastruttura, quindi da un lato diamo risorse, anche risorse europee che adesso stiamo spendendo molto meglio, dall'altra parte stiamo facendo
interventi di razionalizzazione della qualità e dell'efficienza delle grandi opere. Quindi si fanno tutte e due le cose. Se vogliamo parliamo di partecipate, quindi se questo è un tema... Questo taglio non c'è stato. No, allora, sulle partecipate... Abbiamo visto, è un tema caldo C'è una bozza di decreto, Rispondo sulle partecipate, è un tema complesso, mi dà un minuto. Noi faremo un intervento sul numero di partecipate e sugli organi di direzione, quindi gli amministratori, i sindaci, che servirà a recuperare un po' di risorse che rimarranno in capo ai comuni. Però ci sono tre altri interventi che riguardano le partecipate, che sono altrettanto importanti, che sono già interventi in corso. Le partecipate, se mi dà un secondo, sono di tre tipi. Ci sono partecipate che sono aziende che possono stare sul mercato. C'è qualche comune che ancora non sa un ufficio. Allora, queste ovviamente vanno vendute. Noi abbiamo già fatto... Volevo soltanto chiedere, c'è questa intenzione quando di mettere, di intervenire? Allora, l'intervento sul numero e sugli organi di direzione sarà fatto probabilmente in collegamento con l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, prevede proprio questo, quindi nell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione ci sarà questo intervento. Però non è nella legge di stabilità, quindi non porta benefici di finanza pubblica. Cioè nei decreti delegati, della riforma della pubblica amministrazione. Non porta, l'intervento sulla partecipata, la riduzione del numero, non porta un euro di beneficio nella finanza pubblica direttamente. Sono risorse, semmai, dobbiamo dirlo a Renzi quando ha detto delle mille poltrone. L'ha detto lui. Però aveva detto qualche giorno fa la questione delle... Le mille poltrone riguardano invece i dirigenti della pubblica amministrazione, questa è un'altra questione. Allora, stiamo mettendo un po' tante cose abbiamo capito che comunque questa è affidata a un altro provvedimento e non a questo. Io volevo, e poi torniamo anche su questi argomenti, far sentire un altro passaggio il Bersani sulle tasse sulla casa, perché anche lì poi c'è una cosa che volevo chiedere a Gutgeld. Sentiamo Bersani. Adesso invece Renzi dà una notizia importante, perché dice che sostanzialmente continueranno a pagare l'IMU e la TASI, i castelli e poi le categorie catastali A1, A8, A9, cioè ville, case di lusso e appunto castelli. Allora volevo chiedere questo. Lei aveva detto... Totò non aveva tutti i torti. Ecco. Io ricavo questo da questa cosa. Lei aveva detto che era incostituzionale questa norma. Mi faccia precisare. Io non ho mai detto che è incostituzionale. Non do un giudizio tecnico, non sono un membro della Corte. Io dico che una misura del genere, prima di questa correzione, visto che forse le scriviamo a matita le finanziarie, prima di questa correzione è una norma che offende un principio costituzionale, che è quello della progressività delle imposte. La nostra Costituzione dice una cosa molto semplice. Articolo 53, bellissimo articolo. Si paga tutti e chi ha di più paga di più. Punto. Più chiara di così? Allora, io credo, adesso guarderemo se basteranno, perché adesso non so qui in testa tutte le... Per un mese abbiamo sentito dire che invece tutte le categorie erano coinvolte in questa cosa. Allora, Angela Mauro, qui invece è anche Bersani che aveva fatto un po' una scivolata su questa cosa dell'incostituzionale. Sì, perché lui aveva parlato di Costituzione come appunto la carta che garantisce la progressività delle imposte. Se fosse così avremmo, la patrimoniale in Italia, la Costituzione non dice questo, quindi sì, ha fatto una scivolata anche lui, però... Ma che cosa sta succedendo nel Partito Democratico dal lato della minoranza? Con questa uscita anche di Renzi, che sembra accogliere, anche se lui dice che era pensato da prima,
una richiesta, un segno di attenzione, però anche loro dicono che era pensato da prima. Da prima. Cioè, poi c'è ognuno questa comunione di intenti, solo che loro dicono appunto, come ha detto Bersani, la finanziaria la fanno con la matita e poi cancellano, lui invece sostiene che c'è stato un malinteso sulle ville e sui castelli. L'impressione è che si siano ristretti anche i loro spazi, è così? Beh, direi di sì, loro avevano puntato su questo cavallo di battaglia, come fanno ogni volta che c'è un provvedimento in discussione in Parlamento, chiaramente insomma cercano di esercitare il loro diritto di critica, mettiamola così. Avevano puntato su questo cavallo di battaglia, però a quanto pare insomma Renzi gli è andato incontro. Ora bisogna vedere se insistono, come diceva se non sbaglio il senatore Fornaro l'altro giorno, e anche Speranza, su criteri di progressività riferiti non soltanto alle dimore storiche, ma che ne so, l'attico in centro, adesso non so bene come sono a livello di valori catastali, eccetera. Se insistono su questo punto oppure no, però Renzi la sua risposta l'ha già data ieri, anche sul contante, che era il punto, se non sbaglio, sul quale all'inizio si diceva che poteva esserci una modifica da parte del governo. Invece ieri ha detto no, su questo insisto e metto anche la fiducia. Io però volevo fare una domanda all'onorevole Gutti. Posso chiederti di rimandare la domanda? Certo, dopo. Volevo chiedere invece una cosa a Federico Fubini, perché c'è un elemento che non abbiamo ancora preso in esame e che invece mi sembra importante. Allora, naturalmente Joram Gutgeld ha confuta l'aspetto che abbiamo definito di scommessa e anche diciamo di un profilo per cui la legge di stabilità agisce su disavanzo, in deficit, eccetera. Però certamente c'è una parte interessante che è la scommessa del rapporto nuovo con l'Europa e la scommessa di una flessibilità. Allora, Renzi è sicuro di ottenere tutto? Federico Fubini, tu conosci molto bene anche le realtà di Bruxelles, come è stato scritto, ha una specie di via libera già in tasca dalla Merkel. Ma l'Europa non è una cosa sola, naturalmente ci sono forze politiche diverse, ci sono paesi diversi, istituzioni diverse. Allora, l'impressione è che ci sia stato un coordinamento, un lavoro di coordinamento precedente, svolto soprattutto da Piercarlo Padoan. Anzi, la mia impressione è che Piercarlo Padoan sia entrato nella preparazione di questa legge di stabilità, soprattutto nel suo rapporto con l'Europa, non tanto nella progettazione dell'impianto, però Padoan ha sentito i commissari europei e ha capito che si poteva arrivare con il deficit fino al 2,2%, si poteva fare una deviazione dagli obiettivi, ora non entro troppo nella tecnica, ma dello 0,5%, non dello 0,6%, fino allo 0,5% non ci sarebbe stato un respingimento della manovra immediato. E tant'è vero che la deviazione è esattamente dello 0,5%. Dunque le cose, Renzi ama molto essere visto come un leader che polemizza anche fortemente con l'Europa, però in realtà non va oltre le linee rosse per adesso. Dunque da questo punto di vista, oltretutto, è l'unico, rappresenta l'unica forza politica che è moderata in Italia, che rientra nelle linee europee. Le alternative dal punto di vista degli europei sono nettamente peggiori, dunque lui sa di poter forzare la mano con questo argomento. Credo che abbia discusso con Merkel in maniera preliminare, credo che Schäuble invece nell'Eurogruppo solleverà un problema politico molto serio. Alla fine di tutto questo ci sarà una procedura molto piccola e governabile, come c'è stata l'anno scorso. Dunque quest'anno lui potrà ripresentare la legge di stabilità, esatto, così com'è, allora, la potrà rifare. Fondamentalmente questo sì. Detto questo, restano, come ben sappiamo, queste famose clausole di salvaguardia, cioè aumenti automatici dell'IVA nei prossimi due anni per circa il 2% del PIL, dell'IVA, delle accise. Perché sono state, diciamolo, disinnescate per quest'anno. Sono state disinnescate per quest'anno, ma non tutte. Non tutte, sono molto e ne restano 33 miliardi. Quest'anno sì, no, 17-18, però arrivano per gli anni a un prossimo. Allora, poiché questo governo non credo che vorrà far salire l'IVA e le accise in vista delle elezioni del 2018, si sta andando a un deficit di un punto superiore agli obiettivi sul 2017 e sul 2018. Il debito non scenderà come previsto dalle regole e dunque la resa dei conti è palesemente rinviata con l'Unione Europea. Però io voglio sottolineare un punto. Secondo me il problema non è rispettare le regole europee, ma rispettare noi stessi. La domanda che ci dobbiamo porre come italiani è: dove sarà il debito il 31 ottobre 2019, ultimo giorno di Mario Draghi nell'ufficio di Presidente della Banca Centrale Europea?
ci sono stati due mandati di 16 anni di presidenti abbastanza colombe, un solo mandato di presidente Falco di 4 anni all'inizio. È molto probabile che il prossimo presidente della BCE sarà un Falco, sarà meno disponibile a sostenere il debito dell'Italia. Dunque, e se, il debito se ci arriviamo con un debito troppo elevato, oggettivamente diventa... abbiamo capito che il debito sarà stabilizzato se c'è una ripresa o in calo molto, molto lieve, oppure continuerà a crescere leggermente o non leggermente se non c'è una ripresa. Dobbiamo chiederci che scenario avrà l'Italia davanti a sé se il debito è al 140 o più nel 2019. Allora lì noi avremo veramente un problema. Allora, invece a Veronica De Romanis volevo chiedere, a proposito di questo quadro europeo, la Germania. Lunedì c'è stato il corrispondente della televisione tedesca Udo Gumpel che diceva è una fase in cui il cancelliere tedesco è anche più debole, altri pensieri e quindi insomma non ha bisogno di altre tensioni, comunque è meno Falco con l'Italia, è così? Ma per ritornare al discorso di Federico Fubini, in realtà la Germania è una parte di questo processo, non decide la Germania. I pareri vengono dati dalla Commissione, che è un organo più tecnico, e dall'Eurogruppo, che è l'organismo in cui siedono i ministri delle finanze dell'area dell'euro, quindi Padoan, il ministro tedesco Schäuble, il ministro francese, il ministro cipriota, e quello da, e l'Eurogruppo dà un parere più politico. Quindi a mio avviso polemizzare con l'Europa, dare la colpa alla Germania, non serve a nulla, perché il nostro ministro siede a quel tavolo e quindi può dire la sua, quindi si tratta di parere anche politico dato dall'Italia. Il secondo motivo per cui non serve polemizzare con l'Europa è perché queste regole sono state fatte per rafforzare l'area dell'euro, che è un vantaggio anche per noi, è un po' come un condominio, a noi tutti proprietari di vari appartamenti ci conviene che lo stabile dove noi viviamo sia forte e in buona salute. Quindi è chiaro che però ci vogliono, in un'unione in cui si condivide una moneta ma ci sono 19 politiche fiscali, è necessario che ci sia un coordinamento. Queste regole le abbiamo sottoscritte anche noi e servono per rafforzare la crescita e soprattutto la stabilità. Abbiamo visto nella crisi che ancora dura, lo vediamo come la salute della Grecia, che basta poco, cioè soprattutto per un paese come l'Italia che ha il secondo debito più alto dopo la Grecia, che ha una delle crescite più basse all'interno dell'area dell'euro, lo dicevo prima, noi sì cresciamo 0,4 nel secondo trimestre, ma l'area dell'euro cresce il doppio di noi, sta intorno all'1, è chiaro che gli altri che siedono all'Eurogruppo ci dicono beh, dovete fare uno sforzo, dovete ridurre il debito, dovete rafforzare la crescita, e lì rientra la scelta della riduzione delle tasse. È chiaro che ridurre le tasse è ottimo, tutti noi ce l'auspichiamo, però siccome dobbiamo finanziarle, dobbiamo capire quale ridurre e quale riduzione ha un impatto maggiore sulla crescita. Scegliere la tassa sulla casa, ma questo è stato detto mille volte, ha meno impatto sulla crescita che andarla a ridurre le tasse sul lavoro. Dopodiché l'impatto conta anche come lo finanziamo. Se lo finanziamo in disavanzo, è chiaro che ha un impatto minore sulla fiducia. La fiducia ha un effetto, io sono d'accordo con quello che diceva l'onorevole Gutt, che l'abbiamo visto su 80 euro, ma se io so che oggi pago meno di IMU, però l'anno prossimo, come diceva Federico Fubini, ci sono oltre 30 miliardi di clausole di salvaguardia da disinnescare in una fase di crescita forse più rallentata. Ma non so, potrei anche decidere di risparmiarle. Non so se dobbiamo scrivere queste osservazioni tra quelle dei gufi, però due domande ancora per Gutgeld che riguardano due cose molto precise. Allora, da una parte la questione delle tasse sulle seconde case, perché si è detto i comuni avranno la facoltà di innalzarle molto e quindi magari non tutti sono proprietari di ville come seconde case, magari quello può essere un altro elemento. Vuole sapere lei che ne pensa? No, lasciarle come l'anno scorso. No. Non saranno aumentate? Sulla seconda casa rimarrà quello che era in vigore. Cioè chi le ha già scorso aumentate, le ha aumentate. Noi di fatto, come ha detto anche il Presidente del Consiglio, non consentiremo un ulteriore aumento di tasse degli enti locali, perché però se no si perde l'effetto. E l'altra domanda riguarda il canone. Ci saranno le sanzioni per chi evade? Una voce... ci si sta lavorando. Ci sta lavorando, sicuramente però si troverà una soluzione, visto questo cambiamento importante, con degli aspetti tecnici da mettere a punto, ovviamente. Io sono convinto che nelle prossime settimane si troverà la modalità migliore per gestirlo.
E poi naturalmente c'è la sua opinione rispetto alle due questioni sollevate da Federico Fubini e anche da Veronica De Romanis sull'Europa. Allora, una domanda è molto semplice: come sarà il debito? Com'è, Federico? Qual è la data X? Il 31 ottobre 2019, che debito? C'è la preoccupazione di lasciare, o siccome dopo le elezioni magari... Ma io ripeto quello che ho detto prima. C'è la preoccupazione di un quadro diverso, di un presidente della BCE che potrebbe essere più occhiuto, più, come dire... Beh, noi stiamo facendo tutto quello che è necessario per ridurre il rapporto debito-PIL. Lo si fa facendo due cose: da un lato lavorando sulla riduzione della spesa, sul recupero dell'evasione, dall'altra parte facendo ripartire la crescita, perché nel lungo termine l'unico modo per ridurre il rapporto debito-PIL, questo è vero per tutti, certo, i paesi, hanno fatto se riparte la crescita. La crescita noi crediamo che riparte facendo da un lato le riforme strutturali, dall'altra parte la riduzione delle tasse, che stiamo facendo. 34 miliardi, di cui 30 sul lavoro, sulla produzione, sugli investimenti, lo ripeto, perché... quindi noi... siamo convinti che questo farà ripartire la crescita, e non è che siamo convinti, sta facendo ripartire la crescita. Ottobre 2019, prego, Angela. Volevo tornare al discorso che faceva prima, quando abbiamo parlato di tagli alle ferrovie, e ha detto no, stiamo preparando anche grandi opere, eccetera. Siccome c'è un punto che credo abbia portato Del Rio e Renzi a frizioni, da quello che si è capito dall'esterno, magari mi sbaglio, però sul ponte sullo stretto di Messina, no? Il ministro Del Rio ha detto che non è una priorità perché ci sono altre priorità, manca l'alta velocità in Calabria, per esempio, le ferrovie al sud sono un disastro, è vero, io sono del sud e posso testimoniare. Lei da tecnico cosa pensa? Che questa sia... Perché invece ho letto che Renzi... pensa che non sia totalmente da escludere questa grande opera. È così? E lei da tecnico cosa pensa? Che sia sostenibile a livello di spesa? Ma noi abbiamo un desiderio o dei progetti per fare una quantità di grandi infrastrutture che non saremo in grado di finanziare tutte nei prossimi anni. Quindi bisogna scegliere le priorità. Noi abbiamo scelto alcune chiarissime priorità, c'è per esempio la linea alta velocità Milano-Venezia, cioè quello che dovrebbe collegare a Padova, Mestre, Milano, completato fino adesso, fino a Bergamo, a Brescia, e noi dobbiamo completare questo per consentire il completamento di questa linea di alta velocità. C'è la Bari-Napoli, che è un raccordo fondamentale per il Mezzogiorno, quindi ci sono alcune aree di assoluta priorità. Vedremo tra gli altri progetti, faremo una valutazione quale degli altri progetti è possibile finanziare in quali tempi, con quale priorità, quindi ci sono altre che sono in lizzo. Quindi non è sul tavolo del governo, come dice ma Del Rio. Ma noi abbiamo detto quello che ha detto il ministro Del Rio, che si farà adesso di nuovo una valutazione degli effetti economici, degli effetti indotti di questa, e poi valuteremo, però e questo assieme ad altre opere. Allora, c'è una cosa, c'è un su Twitter un telespettatore che dice, questo però è per Federico Fubini, perché lo dicevamo prima, imitare la Grecia, però prontamente ci ha scritto Agilib, adesso questo è non so com'è il nome, dice, ma voi in Grecia lo avete mai visto uno scontrino, non ci siete mai stati? Lo fanno. Allora si può imitare quella cosa lì. Certe volte devi discutere per averlo, questo è vero, però li fanno. Vabbè. A me è capitato. Posso dire una cosa? Greci, 80% dei greci ha votato per partiti che sostenevano il programma di riforme passato con l'Europa. Questo è il fatto. Esatto. Dopo la pubblicità. Allora, intanto qualche notizia di agenzia, perché il ministro degli esteri Gentiloni, che sta parlando alle commissioni esteri e difesa della Camera, ha detto che purtroppo non ci sono novità sugli ostaggi italiani, che sono 4 che sono rapiti in Libia, e non ci sono, rispondendo a una domanda sulla loro sorte, ha dovuto
purtroppo dire questo. Poi ci sono i siti che stanno rilanciando e probabilmente vediamo il mio iPad, il sito di Repubblica.it, ancora aggiornamenti sul blitz della finanza per gli appalti truccati dell'ANAS, sono 10 gli arresti, c'è il riepilogo a questo punto, ci sono dirigenti, imprenditori e l'ex sottosegretario Meduri, appunto l'identità dell'ex sottosegretario l'avevamo detto prima nel corso della trasmissione, è un esponente politico attualmente nel Partito Democratico, ha ricoperto l'incarico al Ministero delle Infrastrutture dal maggio 2006 al maggio 2008, l'avevamo detto, non so se... Non ricordo solo che la leadership di ANAS è stata cambiata qualche mese fa, quindi per i problemi che anche c'erano, noi il governo ha intuito è stato cambiato. Quindi eravate, si sapeva ci sarebbe, c'era l'inchiesta in corso. Beh, no, che... Non so se è legato specificamente all'inchiesta, il fatto che in ANAS ci fosse dei problemi era noto, quindi è cambiato l'amministratore delegato e il presidente e c'è credo anche un progetto a rendere l'ANAS adesso anche più autonoma, più forte anche dal punto di vista di capacità di investimento. Insomma, che significa che cambierebbero? No, c'è un, non c'è adesso nulla di specifico, ma si cercherà di valutare se è possibile trasformare ANAS come terna, con un modello di una società che dà un servizio e che vive di ricavi propri, una parte delle accise della benzina può essere dato all'ANAS, che la renderebbe a questo punto una società stabile e indipendente con risorse proprie. Ovviamente questo è un progetto allo studio, quindi non è ancora definitivo, ci sono una serie di questioni giuridiche e questioni anche tecniche, però questo potrebbe essere una strada da valutare. Questo è un elemento interessante, mi sembra, anche questa questione. Angela Mauro, scusami, stavi facendo tu una domanda? Sì, io pensavo, non so se cambiamo totalmente argomento, però pensavo nella conferenza stampa di presentazione della legge di stabilità, Renzi ha accennato a un provvedimento sul Giubileo. Se si può già quantificare, anche se ci sono dettagli in più, ha detto che non sapeva se si sarebbe trattato di un decreto o di quale strumento, insomma, per mettere un po' di soldi sul Giubileo che parte del dicembre. No, siccome si parlava prima di previsione, in realtà l'andamento della finanza pubblica di quest'anno è meglio del previsto, quindi abbiamo risorse in più. Si cercherà una parte di queste risorse di utilizzare per esempio per la questione Giubileo e per altre questioni. Questo sarà definito credo con un decreto nelle prossime settimane. Io so che lei non ama parlare tanto di politica, però a questo punto, siccome è stato introdotto il tema Giubileo, lei comunque è un deputato del Partito Democratico, volevo chiedere se ce l'ha un'opinione sul caso Marino e sul pasticcio a Roma. Che posso aggiungere? Mi sembra che... Ma ha timore di una resistenza che possa ricandidarsi? Che... Ma spero francamente a questo punto mi sembra impensabile, però dopodiché chiaramente questa decisione che deve prendere Marino. Mi sembra a questo punto che un percorso e un'esperienza si è chiusa e bisogna guardare oltre, insomma. Ma pare che voglia sfidarvi chiedendo un voto del Consiglio, un voto di sfiducia, cioè una cosa oggi ve lo dice anche il Foglio, mi sa, che dovreste fare una cosa, un'operazione trasparente, sfiduciarlo in Campidoglio. Questo dovete chiederlo a Marino. A Marino, va bene. No, questo veramente al Partito Democratico, forse a Orfini. Certo. Federico Fubini, non so se avevi un'ultimissima domanda, perché poi volevo farne una, diciamo, che prende spunto dalle prime pagine dei giornali di oggi. Posso fare un'osservazione che è anche una domanda, magari Johan Gutke non sarà molto d'accordo con quello che sto per dire, però mi interessa sapere la sua opinione. A me sembra che quello che stia venendo fuori come limite del governo non sia la volontà politica di fare delle riforme, ma sia proprio la struttura del governo. Devo dire che Johan Gutke è uno dei pochi che viene fuori in pubblico e difende le posizioni e le scelte. Però per esempio nel caso, non so, della tassazione dei castelli che è cambiata, è talmente evidente che Renzi ha preso una decisione in solitudine di cui Padoan non sapeva niente, non so se altri sapevano qualcosa. L'Italia è un paese complicatissimo, faccio un esempio, abbiamo quasi 6.000 comuni sotto i 5.000 abitanti, c'è uno studio del Ministero dell'Interno che dice che se si aggregassero questi comuni si risparmierebbero a termine 3 miliardi e mezzo, ma questo è un lavoro che presuppone
una grandissima organizzazione e anche una grandissima organizzazione all'interno del partito di governo, perché si tratta di riassorbire molte, molte poltrone politiche. Allora, a me sembra che questo governo sia così personalisticamente concentrato sulla figura di Renzi che non abbia la capacità, l'articolazione tecnica per fare interventi in un paese molto strutturato e molto complicato come l'Italia. Dunque agisce dove può, cambiando aliquote o cambiando la normativa, per esempio, sui contratti di lavoro. Queste sono riforme che si fanno per legge e poi sono in vigore. Le riforme dove ci vuole un'articolazione nel territorio o nella struttura dello Stato non riescono, perché, lo dico in maniera poco diplomatica, però Renzi consapevolmente ha scelto dei ministri, a differenza di Prodi del 96, che non sono sicuramente delle figure, non erano sicuramente delle figure di punta al momento in cui sono state scelte. Ha scelto dei ministri volutamente deboli per spiccare lui stesso. Ha una squadra di consiglieri che però non fa lavorare come squadra, ma fa lavorare come individualità. Tant'è vero che entrano e escono. È molto interessante questo punto, perché è una delle critiche principali che vengono rivolte, però è molto anche precisa. Lei conosce le dinamiche proprio della squadra, non ci sono riunioni, c'è una, diciamo, una decisione così solitaria, centrata eccessivamente? No, ma questo davvero è un mito, perché si discute tantissimo, si discute in tanti modi, in tanti sedi. Ma si discute anche tutti insieme? Facciamo riunioni. Non uno a uno? No, assolutamente. Ci sono sempre riunioni con molte persone, si incontra nei pochi spazi molto grandi di Palazzo Chigi, dove ci possono mettere a volte 15, 20 o 30 persone. Quindi assolutamente questo è proprio un mito, non è una realtà. Però vorrei rispondere sul punto del fatto che solleva Fubini, che è la capacità di far trasmettere riforme diffuse, che è una sfida di qualunque governo, di qualunque organizzazione grande e complessa. Chiaro che è più semplice cambiare una legge, cambiare le tasse, che non far cambiare il comportamento delle singole realtà. E questi sono processi lunghi, non c'è dubbio, passano attraverso le strutture diffuse, regioni, comuni, tribunali. Faccio questo esempio: noi abbiamo un problema, come sappiamo, importante sulla performance dei tribunali, la giustizia civile a tempi lunghi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo da un lato intervenuto sugli aspetti, diciamo, di legge, abbiamo detto: per andare al tribunale ci deve essere un minimo di pagamento, in modo che noi avevamo un livello molto basso che di fatto stimolava cause piccolissime che non avevano senso rispetto ad altri paesi. Quindi questo si poteva fare con un intervento centralizzato. L'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo portato a Roma, come capo dell'organizzazione del Ministero della Giustizia, Mario Barbuto, che era l'ex presidente del Tribunale di Torino, che ha risolto il problema. E lui adesso sta facendo un programma lavorando proprio con i singoli tribunali. Questo è il modo per farlo. Allora, quindi, prima di tutto le stiamo facendo. Evidente è un processo, un percorso lungo. Non è una cosa che si risolve in un mese. Veronica De Romani. Secondo me potrebbe aiutare a questo percorso se si raccontasse una storia, cioè dove si vuole arrivare, qual è la visione di politica economica. Prendiamo l'esempio della riforma della pubblica amministrazione, che per ora ancora non c'è. Non viene specificato qual è l'obiettivo qualitativo che si vuole arrivare, che tipo di Stato. Per esempio, nel caso delle municipalizzate, una cosa è dire facciamo rotolare le teste, una cosa è dire questo tipo di servizio lo Stato non lo darà più, quest'altro invece lo fa, e là dentro dove ci sono delle inefficienze le aggiustiamo. Cioè, fare dei tagli così semplicemente per ridurre i CDA o le poltrone, io non penso che serva a raccogliere consenso, perché una riforma della pubblica amministrazione per funzionare ha bisogno di convincere, come dice di lei, ma per convincere ha bisogno di due cose: un obiettivo qualitativo, dove devo arrivare, qual è lo Stato che io voglio, e questo è quello che è stato fatto in Inghilterra. Però abbiamo un obiettivo quantitativo, così mi dà un tweet, perché non c'era tempo di farlo. Per esempio, sulle partecipate, dove il tema principale è i servizi pubblici locali, ci sono delle trasformazioni di settore. Su raccolta rifiuti, per esempio, la strada è quella di creare, noi abbiamo oggi di piccole realtà, di creare quello che si chiama
ambiti territoriali minimi, cioè l'azienda dei rifiuti deve essere almeno a livello di provincia. Le stiamo facendo, ecco, questo è il modo per agire. Sì, ma bisogna capire se lo Stato si deve occupare di rifiuti. Però è un discorso di visione generale, va bene, chiarissimo. Poi perché avevo un'ultimissima cosa, pratica, sicuramente interessa, perché Giacomelli, il sottosegretario delle comunicazioni, ha detto, Presidente Rautacchi, ha detto che basta nella norma sul canone, ha aggiunto una presunzione del possesso del televisore, che è il contratto di fornitura elettrica, cioè sulla base della bolletta elettrica si suppone che uno abbia un televisore e quindi così sono tutti costretti a pagare, se uno non ce l'ha. Adesso devo dire gli aspetti tecnici, qua ci sono aspetti aspetti tecnici e giuridici che sono sicuro che verranno risolte nelle prossime settimane. È una questione, capisco che è una questione delicata, perché uno ha il televisore, non ha il televisore, cosa deve dimostrare? Io sono convinto che si tiene lontano dal canone, che si trova una soluzione. Aspettiamo. Va bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare qui. Grazie per essere stati con noi. Grazie naturalmente a Yoram Gutgeld, che ha risposto a tutte quasi le nostre domande. E ci vediamo domani. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break. Buona giornata a tutti.